Salve a tutti, sono il dottor Marco Ballerini, sono un biologo nutrizionista e vorrei fare insieme a voi un piccolo viaggio virtuale attraverso i luoghi comuni e le false verità connesse al concetto di alimentazione. Purtroppo virtuale perché questa era un'iniziativa che era nata in collaborazione col Centro Medico Comedica di Terni per effettuare un convegno con una platea fisicamente presente, ma purtroppo per le ovvie motivazioni che sono sotto gli occhi di tutti, tristemente sotto gli occhi di tutti in questi giorni, abbiamo dovuto rinunciare nella speranza che ci sarà sempre presto possibilità di rifarlo. Il concetto che l'alimentazione e in maniera più ampia lo stile di vita sia strettamente connesso con la salute dell'uomo è una cosa che risale dall'antichità. Grandissimi pensatori appunto del passato, quali Ippocrate e Platone, avevano sostenuto che il cibo è sinonimo di salute, che un'attività fisica adeguata fosse sinonimo di salute, e quindi lo stile di vita e quindi l'alimentazione e lo stile di vita in generale erano una condizione sine qua non per mantenere uno stato di salute ottimale. E questo concetto è estremamente attuale, senza entrare nel merito di argomentazioni di cui purtroppo sentite parlare quotidianamente e anzi ora per ora, però è un dato di fatto che anche nell'emergenza che stiamo vivendo sono venuti fuori dei dati dove per esempio l'entità della patologia trasmessa o conseguente all'infezione di coronavirus è legata, strettamente legata alle condizioni di partenza, e tra le condizioni di partenza, quindi le famose comorbidità, c'è anche l'obesità. In questo studio si vede come il paziente obeso, il soggetto obeso, era quello più suscettibile a per esempio ad andare in rianimazione e avere delle pratiche invasive quale la ventilazione forzata. Quindi in sostanza la gravità della patologia è strettamente correlata con l'indice di massa corporea, ovvero se un soggetto obeso è sicuramente più a rischio. Questo perché? Perché quindi ci introduce al fatto che effettivamente quello che diceva Socrate e Platone, i nostri amici antichi pensatori, è assolutamente vero, e oggi, finito questo periodo di emergenza, sarà sicuramente importante riprendere quel concetto fondamentale di prevenzione a 360 gradi. E partiamo quindi con il primo luogo comune, e cioè che la nostra dieta è la migliore. È una cosa che sentiamo spesso dire, soprattutto noi italiani, come effettivamente ciò ci pone ai vertici, diciamo, delle graduatorie a livello internazionale per benessere legato alle tipologie del cibo, ma con qualche ma che vedremo nel tempo. E in questa ottica, che forse alzare la testa e guardare verso oltre l'orizzonte ci fa scoprire orizzonti nuovi e delle realtà altrettanto importanti e virtuose, e lo vediamo anche in questa nota storica, se vogliamo, in cui mi sono battuto tempo fa per delle ricerche fatte. Io non conoscevo l'esistenza di questo Weston Price. Weston Price è uno scienziato, era un dentista peraltro, che a cavallo dal 1800-1900 imposta la sua vita per dimostrare cosa? Per dimostrare quello che diceva Socrate, che diceva Ippocrate, che diceva Platone, cioè quello che dicevamo, che l'alimentazione, stile di vita uguale salute. E in particolare nel suo caso, essendo dentista, il dubbio gli viene perché vedendo la dentatura dei suoi pazienti americani, quindi già allora, seppure molto tempo fa, perché prima del 1900, ma già viventi in una società industrializzata con tutti i difetti, diciamo, i difetti che vediamo oggi, e vedeva come queste persone avevano una dentatura ben diversa da gruppi magari di persone che aveva avuto modo di contattare, di vedere saltuariamente, provenienti da situazioni non certo evolute. No? Sto parlando magari di popolazioni autoctone, di comunità magari meno civilizzate. Ma allora lui si pone il dubbio: ma stiamo davvero vivendo una situazione di benessere se vedo che da altre parti si presentano anche fisicamente in maniera diversa? Allora cerca di dimostrare questo assunto.
qua, il nostro Weston Price. Quindi gira il mondo, comincia a girare il mondo, acquisire i dati, va alla scoperta di popolazioni che sono rimaste isolate dal mondo, dagli eschimesi, ovviamente i nativi americani, il Nord America, ma dai polinesiani, gli aborigeni australiani, e raccoglie dati interessantissimi e che confermano quello che dicevamo, che diceva lui, che pensava lui. Dentatura non sana uguale un livello di salute non adeguato, cosa che invece nelle popolazioni, in queste popolazioni autoctone isolate, stili di vita diversi sembrano avere dei risvolti salutari nella dentatura e nella salute a 360 gradi. Ed ecco qua delle bellissime immagini che lui raccoglie e fa vedere, no? Raccoglie dei dati interessantissimi e raccoglie anche delle testimonianze storiche molto simpatiche, ma che ci riportano al discorso di prima, no? Del depositario noi della verità assoluta, perché esseri civili, civilizzati, e tutto ciò che viene da fuori, da selvagge cose, non è degno di nota. Beh, qui riporta un aneddoto molto carino, e cioè il contatto con una tribù di nativi americani, e a cui viene chiesto e viene fatto capire il perché non sono affetti da una patologia da carenza di vitamina C, è lo scorbuto. Lo scorbuto è stato un problema pesantissimo in tutto, per esempio, i viaggi che erano della conquista, per esempio, dell'America, i colonizzatori durante le navi nei secoli passati, perché non avevano possibilità di mantenere scorte adeguate di cibi adeguati, quindi frutta e verdura fresca, e erano, diciamo così, molto soggetti a questa patologia da carenza di vitamina C. Beh, loro, questo, diciamo, colonizzatore si interroga, e Weston Price ritrova queste testimonianze, dice: ma com'è possibile che questi indiani, questi selvaggi che stanno qua, non mangiano frutta, non mangiano verdura, hanno un'alimentazione completamente diversa dalla nostra, ma questa problematica non ce l'hanno? Il capo indiano, simpatico, perché all'inizio non gli risponde, dice: ma voi siete quasi dei semidei, no? Perché devi chiedere a me, che sono un selvaggio, e tu dovresti essere il depositario di tutte le conoscenze, chiedi a me. E poi invece alla fine riescono a trovare questa, diciamo così, questa empatia tra il bianco e il pelle rossa, e il pelle rossa racconta, riesce a capire cosa intendeva per quella problematica. Beh, quella problematica loro la aggirano come? Quando uccidono un animale, che può essere un cervo, un caribù, insomma una delle loro prede, diciamo così, usuali, gli descrive delle pallettine di tipo grasso che stanno sopra i reni. Dice: noi prendiamo queste, ce le dividiamo fra i gruppi familiari e noi vediamo che quando mangiamo questa cosa non succede niente. Bene, si apre un mondo, una Weston Price, quindi un approvvigionamento diverso di micronutrienti, diverso culturalmente da quello che siamo abituati. Infatti su Hill erano le ghiandole surrenali in generale, sulle interiora si accumulano delle vitamine importanti che, diciamo, culture alimentari diverse possono sfruttare per ottenere un adeguato introito giornaliero alla pari nostro, che però, eccolo, abbiamo culturalmente altri riferimenti dal punto di vista alimentare, ma non per questo migliori o peggiori. Diciamo così, un bagno di umiltà. E tornando e rimanendo in Nord America e vedendo come le culture millenarie possono avere in loro delle verità, o comunque delle verità acquisite non scientifiche ma nate dall'esperienza, particolarissime. Il cibo dei pelle rossa era il cosiddetto pemmican. Bene, loro cacciavano il bisonte, facevano due cacce l'anno, questo sarà importante, perché due cacce l'anno prendevano tanto l'interiore le mangiavano subito, guarda caso, ritorniamo al discorso delle vitamine. E poi quello che poteva essere conservato, ovvero la parte proteica, la parte rossa, diciamo così, della carne dell'animale, veniva essiccata fuori dalla tenda, e poi le donne
lo pestavano, questa parte rossa, ne ricavavano una polvere che veniva mescolata con un rapporto 1-1 o anche di più con il grasso dell'animale. E tiravano fuori questa roba immonda alla vista, però era il pemmican che conservavano all'interno delle vesciche degli animali non conciate. E questa è la versione dove ci sono anche le bacche dentro, quindi a seconda del momento anche le bacche. A seconda del momento, come dicevo, è importante questo fatto perché il bisonte quindi viene cacciato due volte l'anno, e una prima caccia era quella successiva ai pascoli rigogliosi della stagione delle piogge, quindi dove la bestia aveva brucato foraggio fresco, e guarda caso il grasso che derivava da quel tipo di alimentazione per quell'animale era ricco di grassi poliinsaturi, i famosi omega 3 che noi sentiamo nominare spesso in quanto benefici. Questi omega 3, lo sapevano, erano delle caratteristiche ovviamente importantissime per la salute degli indiani in America, ma avevano anche la caratteristica di essere facilmente ossidabili e quindi difficilmente conservabile un cibo basato ad alta percentuale di grassi poliinsaturi. Però questo non era un problema, perché questa tipologia di grasso era caratteristica della carne che poi andava verso l'inverno, quindi era facilmente conservabile. Guarda caso la caccia dopo l'inverno, quando gli animali cominciavano a rimuoversi, ma erano animali che avevano brucato poco, avevano stentato, quindi diciamo il loro grasso aveva una composizione diversa, quindi meno grassi poliinsaturi, quindi più grassi saturi in quanto tali, meno ossidabili in quanto tali, più conservabili durante il periodo estivo caldo. Questa è un'esperienza empirica millenaria dal punto di vista biochimico e nutrizionistico, però complessivamente nell'arco dell'anno i nostri indiani d'America avevano un alimento completo, assolutamente bilanciato e ricco di tutti quei nutrienti di cui avevano bisogno, ok? Ma questa cosa, che altre culture millenarie, ripeto, avessero dei concetti assolutamente non deprecabili, e come non potrebbe essere altrimenti, visto che sono vecchi quanto l'uomo, è comune in tutto il mondo. Questi sono i Masai. I Masai hanno un'alimentazione particolarissima, sono nomadi e mangiano praticamente solo latte, del latte delle loro mucche che mungono. Hanno anche, sono abbastanza note questa pratica che sembrerebbe essere cruenta, e cioè di incidere sulla giugulare dell'animale con una punta di lancia per far uscire un pochino di sangue che viene mischiato al latte. Sembra cruenta, ma in realtà i Masai forse sono tra le popolazioni, come peraltro gli indiani in America tradizionalmente, più affezionati e più, diciamo così, legati a doppio filo con il benessere, con l'ambiente in cui vivono, quindi assolutamente non farebbero niente di male alla natura e tantomeno al loro fonte di sussistenza, che è la mucca. Ma questo sangue che univano al latte stesso conferiva per esempio quei sali minerali, quei micronutrienti che viceversa un popolo nomade legato solo alla pastorizia non poteva usufruire, quindi avere facilità di ripetere, in particolare anche il sale. E questi popoli antichi avevano capito anche un'altra cosa, che è recentissima. Avevano già chiaro all'interno dei loro i concetti di epigenetica. Che si intende per epigenetica, a differenza con genetica? Beh, la genetica è il codice a barre, no? Quindi abbiamo il nostro codice genetico della predisposizione che ci viene trasmessa dai genitori e non possiamo, banalmente parlando, farci niente su quello che ci tocca, no? Bisogna scegliersi i genitori buoni, si diceva una volta. L'epigenetica invece sono tutti quei fenomeni che hanno a che fare con la modulazione dell'espressione di un gene, ovvero ci abbiamo una predisposizione, ma l'ambiente, i nostri comportamenti possono modificare in bene o in male questo patrimonio che ci portiamo dentro. E la cosa nuovissimo, relativamente nuova, è che questa cosa, che era una bestemmia ai tempi in cui già io facevo biologia, pur essendo vecchissimo, ma non si poteva parlare di queste cose, cioè queste modificazioni che avvenivano nel soggetto potevano essere trasmesse ai propri figli. Beh, questi signori lo sapevano da sempre. Vedete che riescono anche a influenzare la fertilità. Per esempio, i Masai possono sposarsi e fare quindi conseguentemente figli solo dopo la stagione quella ricca, cioè ovvero la stagione delle piogge, ovvero i foraggi, ricordiamoci
discorso del bisonte, della caccia, sono più ricchi, e guarda caso il latte delle mucche che brucano un foraggio ricco, rigoglioso e fresco è ricco di micronutrienti, macronutrienti che possono influenzare in maniera benefica la fertilità e quindi la gestazione della mamma e quindi la salute del futuro figlio. E ritorniamo negli Stati Uniti, Weston Price, presso gli schimesi. E qui cosa vede? Un altro concetto fondamentale, e cioè che queste popolazioni, grazie alla loro alimentazione legata alla natura, riuscivano ad avere un introito di micro e macronutrienti, soprattutto micronutrienti, molto superiori ai nostri. Ed ecco che introduce il concetto di diluizione, ovvero i sistemi di produzione moderna, sia per quello che riguarda i vegetali ma anche di allevamento, hanno portato e portano nel tempo a un depauperamento delle caratteristiche degli alimenti stessi, ovvero una minore qualità rispetto a, per esempio, alle vitamine e sali minerali, e questa conseguenza assolutamente non buona che nella media ognuno di noi, essendo costretto a mangiare questa tipologia di alimenti industriali di fatto, assume una quantità di questi nutrienti molto inferiore rispetto alle dosi minime raccomandate. E allora ecco che cominciano a smontarsi certi preconcetti, tra cui la nostra dieta è migliore di tutti. Sì, e cominciamo a introdurre un avverbio che ritornerà più avanti nella presentazione, ovvero dipende. Siamo noi italiani veramente la nazione dove si mangia meglio? Ni, perché se il Ministero della Sanità conia un termine, ovvero la diabesità, per individuare una situazione di emergenza legata al diabete conseguente all'obesità, probabilmente qualche domanda bisogna porcela. E se poi dopo questa problematica, guardando la geografia dell'Italia, è concentrata in zone impensabili, ovvero nel centro e nel sud, dove, attenzione, dovrebbe essere più praticata questo diciamo concetto, il sacro graal dell'alimentazione, che è la dieta mediterranea, e invece andiamo a vedere in zone dove tradizionalmente non viene praticata, o almeno non viene praticata nell'accezione comune, cioè come viene declinata normalmente il concetto di dieta mediterranea, e lì queste problematiche stanno meno. Per esempio Trentino Alto Adige, viene in mente non certo l'olio d'oliva e la pizza al pane, ma uno pensa al burro, pensa al latte, pensa ai formaggi, e quindi andiamo già in contraddizione. E allora cosa succede? Noi abbiamo parlato di grandi pensatori, abbiamo visto Socrate, abbiamo visto Platone, abbiamo visto Weston Price, e oggi i guru dell'alimentazione sono altri. Non sta certo a me giudicare il loro operato, ma mi pongo forse in maniera un pochino diversa. Se questi soggetti, questi personaggi hanno così tanto seguito, hanno così tanto successo, allora bisogna porsi una domanda. Forse stiamo sbagliando noi, stiamo sbagliando in come comunichiamo, stiamo sbagliando in quello che comunichiamo e soprattutto nel lasciar parlare di certe cose a chi non ne ha titolo. Quindi affrontiamolo noi con serenità e senza andarsi a preoccupare se questi soggetti possono fare o non fare gli etologi, o per loro ci saranno le forze dell'ordine a stabilirlo. Proseguiamo il nostro viaggio sui luoghi comuni. Le calorie, il nostro incubo, l'incubo della caloria, tanta caloria, quante sono le calorie, le app per le calorie. Allora vi voglio sottoporre questo piccolo quiz a cui non potete dare una risposta in diretta, ma la domanda che faccio spesso ai convegni è la differenza tra i due, queste etichette, le informazioni nutrizionali che sono nel retro di qualsiasi, per obbligo, di qualsiasi prodotto alimentare, quello di sinistra, quello di destra, più o meno le calorie sono le stesse, anche la distribuzione dei macronutrienti sono le stesse, la differenza qual è? La prima è una merendina,
la seconda cibo per cani, e addirittura sinceramente non mi ricordo neanche l'una o l'altra. Allora che significa questo? Che sono tutte e due le zozzerie? Sì, curarsi, anzi curarsi anche che quello del cibo per cani è migliore della merendina stessa, vista l'attenzione che abbiamo nei confronti dei nostri animali. Ma il concetto qual è? È che bisogna andare un pochino più nello specifico, non parlare solo di calorie, ma perché i nutrienti sono dei messaggeri metabolici, dei messaggeri quindi portano dei segnali che hanno delle implicazioni notevoli per la nostra salute, per il nostro benessere, che vanno ben al di là del concetto di calorie, perché noi non siamo né delle stufa pellet né dei bruciatori. E allora, quando faccio la classica domanda che fa ingrassare più, un cucchiaio d'olio o un cucchiaio di zucchero? L'olio 10 grammi di zucchero per 9 kcal per grammo, 90 kcal, lo zucchero 4 kcal per grammo. E allora ti fa ingrassare di più l'olio? No. No, ormai in quello che avevo detto la risposta era insita, ma, e sembra scontata adesso detto così, ma non lo è per niente, perché ogni volta che si consiglia certe tipologie di cibi che sappiamo essere salutari, per esempio mi riferisco al pesce azzurro, al pesce cosiddetto grasso, tipo il salmone, la frutta secca, sì, ma dottore, frutta secca, salmone, pesce azzurro, ma questo mi fa ingrassare? No, non la fa ingrassare, perché? E arriviamo a un concetto complesso, ma cerchiamo, ecco, di darlo giusto come fonte di riflessione. L'indice glicemico, l'ormone più importante quando parliamo di alimentazione, non solo, ma anche delle patologie connesse all'alimentazione stessa, è l'insulina. L'insulina è questo ormone che regola i livelli di zucchero appunto nel sangue, la cosiddetta glicemia. E un alimento, l'indice glicemico di un alimento è la capacità, tanto più o meno spiccata, di questo alimento di alzare la glicemia nel sangue, e ogni volta che si alza la glicemia nel sangue parimenti c'è la liberazione di insulina, perché è quell'ormone che è deputato a ripulire, ovvero far assimilare attraverso le cellule questo zucchero che non può stare in circolo, perché oltre certi livelli è un veleno, e lo sappiamo nel diabetico. Beh, tanto più questi picchi sono ripentini e ripetuti nel tempo, tanto più si innesca il problema, e ogni volta che c'è un picco di insulina, per esempio, aumenta la sintesi di grassi e la sintesi del terribile colesterolo. E guarda caso, gli alimenti che hanno queste caratteristiche più spiccate sono quelli, gli zuccheri semplici. E allora, tornando al nostro cucchiaio di prima, si capisce perché il cucchiaio d'olio assolutamente non fa ingrassare tanto quanto una pari quantità di zucchero, proprio per l'azione ben diversa su livelli di glicemia e soprattutto su livelli di insulina determinati da livelli di glicemia stessi. Ma questa cosa riguarda anche altri alimenti non così correlati con il concetto di glicemia, almeno dal punto di vista del pensiero comune. Per esempio anche le proteine, cioè un conto è quello dell'uovo e un conto è quello del latte, hanno un effetto sullo stimolo insulinico diverso, non è né buono né cattivo, vuol dire che tutto va contestualizzato. Ma per esempio, se c'è uno sportivo che deve far muscoli, sicuramente le proteine del latte sono alla base, proprio perché lo stimolo insulinico determina l'ipertrofia, quindi determina l'aumento muscolare. Allora andiamo avanti con i nostri luoghi comuni. Abbiamo parlato del grasso, ma quindi grasso fa male, carboidrato fa bene. Questo è un po' un classico legato alla nostra cultura, giustamente, di dieta mediterranea, ma ultimamente messo in discussione questo sillogismo o questa corrispondenza buono cattivo, e ovvero grasso cattivo, zucchero buono, ma è messa in discussione, ma anche in modo contraddittorio. Ecco che ritorna il discorso di disorientamento poi nella gente, perché alla fine non sa più dove sta veramente la verità, perché nel 2019 era uscito proprio uno studio che descrive questo, no? Il dubbio, ma allora che facciamo? Mangiamo pochi carboidrati, mangiamo pochi grassi, ma dove sta la verità? Beh, il nostro Totò la risposta se l'era già data a suo tempo, ma di fatto questa insicurezza nasce dallo stesso ambiente scientifico. Ecco perché vi dico che noi stessi siamo diciamo così i fautori della
dell'insicurezza che permane nelle persone, che ne fa un popolo per gli italiani di obesi e diabetici, e allo stesso tempo ne fa un popolo con un'incidenza alta, sempre più alta, di problemi legati ai disturbi dell'alimentazione. Mi riferisco a bulimia, anoressia, ma non solo quelli, ne esistono anche ben diversi che comunque sottintendono diciamo, un rapporto conflittuale con il cibo, cosa che assolutamente non deve essere e non deve avvenire. Ma guardate qua, nel 2017 esce lo studio pure che stravolge tutti i concetti finora reputati quasi un dogma. Ci dice che di fatto, banalizzando lo studio, aperta parentesi, studi sull'alimentazione sono sempre molto controversi perché sono molto difficili da fare, da mettere in pista e da rendere effettivamente, diciamo così, validi dal punto di vista statistico, dal punto di vista della serietà scientifica. Quindi diciamo troviamo tutto il contrario di tutto. Però insomma questo è l'Lancet è una grande rivista scientifica e ci dice che beh, mangiare grasso non fa così male, anzi ci dice che fa bene, ma a distanza di un anno la stessa rivista pubblica uno studio completamente opposto, tant'è che questo venne traslato e tradotto dagli organi di stampa come mangiare pasta allunga la vita, però non diceva proprio questo. Ma però ecco, alla fine, nell'arco di un anno abbiamo detto tutto e il contrario di tutto. E questa cosa si ripete nel tempo. Queste sono le copertine del Time, la famosa, no? Rivista Time. La prima è storica. Quel signore là è Ansel Keys, ben più famoso di Weston Price, anzi famosissimo perché è il padre della dieta mediterranea. Ansel Keys elabora il concetto di dieta mediterranea dopo una sorta di vacanza studio, diciamo così, che fa negli anni 50 nel sud d'Italia e in particolare nell'entroterra del Cilento, dove verifica che le popolazioni di allora, stiamo parlando dell'Italia del dopoguerra, in una zona dell'Italia anche abbastanza depressa, avevano un'incidenza di patologie cardiovascolari ben inferiore alla sua terra di origine, ovvero l'industrializzatissima e ricchissima America. E lo mette in associazione questa, diciamo, salubrità dello stile di vita dei nostri nonni italiani con una bassa assunzione di grassi rispetto, ripeto, all'americano medio. E ecco che esce la notizia che viene tradotta poi qualche anno dopo con quest'altra, no, copertina, quest'altro articolo dove evidentemente si mette in discussione il grasso e l'emoticon con la tristezza legata dalla pancetta e le uova non ha bisogno di spiegazioni perché a quel punto il grasso saturo nasce un altro mostro, diciamo così, no? Un altro nemico che è il colesterolo. Poi però succede qualche cosa, succede che cominciano a cambiare, a venire fuori altri studi che cominciano a rivedere un po' le cose ed ecco che all'inizio degli anni 2000 volutamente il Time riprende la sua vecchia copertina e ribalta l'emoticon. Stavolta le uova hanno il sorriso sotto, fino ad arrivare a pochi anni fa, l'ultima copertina in questo, diciamo così, argomento, dove addirittura dite mangiate il burro. Quindi siamo passati dalla criminalizzazione totale del grasso e del colesterolo all'enfatizzazione dello stesso come benefico. Ora, ovviamente la verità sicuramente sta nel mezzo, però di fatto questa direi quasi filosofia, quasi religione della dieta mediterranea che nasce da questo studio di Ansel Keys, qualche limite l'aveva, non il concetto di dieta mediterranea, perché senza fare polemica, ma noi tutti, poi noi stiamo in centro Italia, insomma, ma non tutti gli italiani, ricordano chi ha un pochino più di anni, i nostri nonni, molti di noi hanno una tradizione contadina, beh, non conoscevano Ansel Keys, facevano la loro dieta mediterranea che era basata fondamentalmente, intanto sulla qualità del cibo, intanto sulla morigeratezza intesa che si mangiava molto meno, sì, con un consumo di carne, di cose relativamente, diciamo così, ridotto, perché io vengo dalla Val di Chiana, la Chianina era diciamo la bestia da soma, tirava l'aratro e quindi siccome non ci possiamo mangiare il trattore perché se no il campo non l'arariamo, quella non veniva mangiata. Il maiale, sì, se qualche cosa, le
diciamo, no, i più ricchi, però insomma il classico maiale all'anno per la famiglia, poi animali da cortile, uova, verdura fresca, frutta e legumi, quindi prodotti ovviamente a centimetro zero, neanche a chilometro zero, ma pane, pasta, pizza tutto il giorno e biscottini probabilmente non facevano parte del concetto di dieta mediterranea, ma anche lo studio stesso, che come vediamo, mette in relazione questo consumo di grassi saturi con l'incidenza di patologie cardiovascolari. Non è proprio così rigoroso, perché lì metteva come il Giappone e l'Italia come quelli meno affetti da queste problematiche rispetto ai paesi industrializzati, in particolare gli Stati Uniti, però se vediamo tutti i paesi che aveva analizzato, questa curva si abbassa un po', quindi significa la significatività di questo studio va un pochino scemando. E perché? Perché comunque sia dei difetti ce l'aveva, e in particolare lo stile di vita, cioè non aver valutato qual era lo stile di vita in generale dell'americano rispetto al contadino del Cilento, e in particolare dei comportamenti che oggi sappiamo assolutamente dannosi, per esempio il fumo di sigaretta, per esempio l'alcol e per esempio un'altra cosa, i grassi vegetali. I grassi vegetali sono stati spacciati come salubri fino a poco, a tuttora si vedono delle signore che prendono la margarina dagli scaffali invece che il burro, pensando che la margarina è più salutare. Assolutamente no, la margarina è un grasso idrogenato, ovvero un grasso vegetale reso solido e che assolutamente messo in relazione con, come tutti i grassi idrogenati, con delle problematiche importanti, molto di più che non il colesterolo stesso. Guarda caso, la margarina, l'acido margaritico, nasce per invenzione del farmacista di Napoleone, a cui è stato dallo stesso commissionato un alimento che costasse meno del burro da propinare agli eserciti, quindi vuol dire che tutta questa qualità non ce l'aveva. Ora, cosa significa questo? Non significa assolutamente che io sto mettendo qua in discussione la dieta mediterranea. La dieta mediterranea è una nostra cultura e va assolutamente perpetrata, perseguita e trasmessa ai nostri figli. Ma la dieta mediterranea non è farine bianche, non è biscottini, non è mangiare in continuazione, non è fare pasta, pizza tutto il giorno, ma è qualcosa di ben diverso. Questa non è un'autocelebrazione, e cioè con Eugenio Del Toma, uno dei massimi esperti di alimentazione e di dieta mediterranea, con il quale concordavamo, insomma, questo concetto, non tanto di critica alla dieta mediterranea, ma la critica della traduzione quotidiana che viene fatta del concetto di dieta mediterranea, concetto che ha portato ai famosi luoghi comuni, per esempio a criminalizzare le uova, che invece erano alla base, guarda caso, dell'alimentazione dei nostri nonni contadini. Tant'è che adesso, recentissimamente, 2019, sono usciti studi dove non si mettono più limiti al consumo quotidiano, non settimanale, quotidiano, di uova e in soggetti a rischio, tipo il diabetico e il cardiopatico. Ora, dal niente o al poco a 20 uova al giorno? No, perché come sempre bisogna purtroppo utilizzare sempre questo termine, che è generico, perché di solito la gente vuole verità assolute, ma le verità assolute, come vedremo concludendo, non esistono in scienze e soprattutto non esistono in alimentazione. Quindi, se il soggetto non ha particolari problematiche, ma sono poche queste problematiche che ne precludono l'utilizzo delle uova, l'uovo può essere mangiato anche quotidianamente, o quantomeno quelle 5, 6, 7 uova a settimana, 2, 3 volte a settimana, anche in soggetti particolari, possono essere presenti. Lo stesso formaggio e latticini, l'abbiamo criminalizzato per anni. Ancora c'è lo strascico dell'ultimo decennio, dove le persone mangiano latte di soia senza avere nessuna problematica, che figli viene data latte di soia invece che il latte normale vaccino. Perché? Ma perché dice che fa male. I formaggi lo stesso, adesso sono stati rimessi nella piramide alimentare come presenti quotidianamente. Ora, anche qui, adesso dobbiamo mangiare in quantità industriali? No, mangiate sempre con misuratezza, ma se non ci sono problematiche, per esempio legate a una disbiosi, dove la caseina potrebbe dare qualche fastidio, criminalizzare la caseina a prescindere non è assolutamente un comportamento corretto. Ok? E colesterolo, quindi colesterolo da
come retaggio del famoso studio di Ansel Keys sulla dieta mediterranea, è diventato l'incubo e continua a essere il nostro incubo. Ma addirittura vengono fuori gli studi dove sembrerebbe che in fondo tutto questo legame con la patologia cardiovascolare non esiste. Ma perché? Non perché non ci sia un problema legato al colesterolo in quanto tale, anche se vengono fuori gli studi dove ridurlo troppo sembrerebbe addirittura far male, ma e in alcuni particolari, tipo nelle donne incinta, dove c'è una restrizione spesso calorica drammatica, dove i grassi vengono ridotti, tutti i grassi, buoni e cattivi, mentre cattivi dopo vedremo quali, ma insomma con delle conseguenze anche sulla salute del nascituro. Ma perché quando parliamo di colesterolo va interpretato in maniera moderna? Allora, vediamo questo camion che sta sbandando, no? È la preoccupazione così distinto è vedere ma che c'ha sulle gomme, adesso sbanda, uccide qualcuno quando uscirà, perché adesso uscirà dalla strada. L'ultimo problema probabilmente è sapere se dentro c'ha mele, pere, un carico di arance o piuttosto di qualcos'altro. E perché dico questo? Perché il colesterolo è una molecola fondamentale senza la quale non possiamo vivere. È alla base di ormoni, di vitamine, il testosterone che noi maschietti dovremmo avere, no, abbastanza a cuore, nasce dal colesterolo e tante altre cose. La sintesi del colesterolo, perché ripeto, lo produciamo da noi, e solo una piccola parte, il 20%, viene dall'alimentazione. Parentesi, quanto possiamo incidere riducendo tutte le fonti di colesterolo alimentare nei livelli di colesterolo se l'80% lo produciamo? Punto di domanda. E poi, vedendo, ovviamente questo non è il contesto per fare una lezione di chimica, ma vedendo come avviene questa reazione, vede una freccia che indica un ormone di cui avevamo parlato 5 minuti fa, l'insulina, e ritorna così importante prepotentemente l'insulina. L'insulina è quell'ormone che determina la produzione di colesterolo, ovvero si alza l'insulina, si alza la sintesi di colesterolo. Ma se ricordiamo quello che abbiamo detto qualche minuto fa, abbiamo detto che l'indice glicemico, quindi gli zuccheri, alzano l'insulina. E allora cos'è che fa alzare il colesterolo? Il nostro uovo della gallina del nonno, o il cucchiaio di zucchero semplice o la farina semplice? Probabilmente, anzi sicuramente, e sono questi ultimi che alzano il colesterolo. Quindi è fondamentale il colesterolo. Ma tornando al nostro camion, allora, più che il colesterolo, ovvero il colesterolo è un grasso, e siccome è fondamentale deve arrivare a tutte le cellule. Per arrivare a tutte le cellule, il sistema per arrivarci è il trasporto sanguigno. Il sangue è acqua, colesterolo e grasso non si scioglie in acqua. Quindi come facciamo? Utilizziamo il camion di prima per fare il trasporto. Il camion di prima sono le proteine, le cosiddette lipoproteine, sono il camion con le loro gomme. E quindi cominciamo a capire la pericolosità di quel camion che sbaglia. È nel colesterolo che sta dentro, oppure è nella salute, tra virgolette, l'integrità del camion, ovvero delle gomme? E poi, siccome la problematica legata al colesterolo è l'insorgenza della placca, no? Quel fenomeno patologico che ostruisce poi le arterie e determina le famose patologie di cui già Ansel Keys, no, aveva menzione, dava menzione che dava colpa di cui dava colpa ai grassi, però forse sbagliando quale tipo di grasso, doveva dar colpa più alla margarina che non al colesterolo o al grasso saturo. Ma affinché questo avvenga deve attraversare la parete dell'arteria, innescare dei meccanismi di infiammazione, cose che portano alla formazione delle cose, affinché passi. E abbiamo detto che questo grasso è portato dalle proteine. Le proteine che trasportano il grasso devono essere piccoline. Quindi, a parità di contenuto, la differenza la fa la capacità di penetrare nelle pareti dei vasi, e quindi la densità, e quindi le dimensioni. Allora adesso sarebbe utile smettere di, o quantomeno integrare, le analisi che tutti facciamo e dividendo banalmente colesterolo buono, colesterolo cattivo, ma andare a pensare alle tipologie. Questo è complessissimo, ma in certi laboratori si fa, non si fa poco in Italia, si va a vedere proprio la percentuale delle cosiddette small dense LDL. L'LDL è il cosiddetto, lo sappiamo tutti, colesterolo cattivo. Quello tra questo, che è un pochino più piccolino,
è quello che è in grado di passare ed innescare tutte quelle problematiche di cui abbiamo detto sopra. Cioè, eccola qua, la placca ateromasica. Ok? Altro concetto è quello dello stress ossidativo. Perché? Le gomme si bucano, esplodono quando succede qualche cosa, quando ci va il chiodo. Questo chiodo qual è? È una metafora molto stiracchiata, ma insomma, per cercare di banalizzare il tutto, lo zucchero, e ritorna allo zucchero. Quando avviene il legame tra queste proteine e lo zucchero, ovvero quello che si chiama glicosilazione, si crea un prodotto, un secondo prodotto, quindi questi AGE, prodotti finali della glicosilazione avanzata, si dice con giro di parole un po' complesso, ma la sigla è AGE, che genera stress ossidativo e quindi una sorta di tempesta infiammatoria che poi è la causa di tutte, è l'origine di tutti quei processi che portano alla famosa placca e alle problematiche patogenetiche legate all'insorgenza della stessa. E allora ecco che arriva un altro parametro che è forse più importante del colesterolo. Questa sigla complessa la sua è la cosiddetta emoglobina glicosilata, ovvero quello che andiamo a vedere quando uno c'ha il diabete, quando c'è la glicemia alta, cioè il prodotto dell'esposizione allo zucchero nel tempo, cioè tradotto in soldoni i danni di questo zucchero che ha fatto. Andiamo a vedere come si è appiccicata sulla emoglobina, perché è quella che possiamo reperire facilmente di tutte le proteine, ma pensiamo bene che questo effetto di glicosilazione sta avvenendo un po' in tutte le proteine del nostro corpo. E vedete che quando andiamo a vedere la relazione dell'emoglobina, dei livelli di emoglobina glicosilata con gli infarti, quindi con le famose patologie cardiovascolari di cui sopra, vediamo una diretta conseguenza. Quindi tanto più c'è un'anomala consumo e smaltimento di questo zucchero in eccesso, e sto parlando del concetto di resistenza insulinica, tanto più aumenta l'incidenza di queste problematiche. Ma vediamo anche il contenuto del nostro camion che sta sbandando. Non è tanto se c'è il colesterolo, se c'è i grassi dell'olio d'oliva, se ce ne sono i grassi del pesce, le cose, ma se ci sono dei grassi cosiddetti trans, sono i grassi idrogenati, cioè dei grassi anomali che non hanno niente a che vedere con la nostra natura di uomini, perché ammesso in situazioni particolari di stress ossidativo non sono compatibili, diciamo così, con la vita, anzi innescono delle sorte di bombe, di reazioni a catena nelle nostre arterie. Questi grassi sono quelli che, guarda caso, vengono dal cibo spazzatura, ok? E vedete qua degli esempi. Quindi, piuttosto che scartare il grasso del prosciutto, di un prosciutto buono allevato in un certo modo, i nostri figli scartano il prosciutto, però vanno in quella catena famosa di fast food e prendono queste cose qua. Beh, queste cose qua sono effettivamente deleterie. Studi vecchissimi dimostrano che un consumo a base di questi grassi, che sono gli stessi per esempio di oli vegetali che si usano sciaguratamente in frittura, nel friggere, senza cambiarli con intervalli giusti, che hanno un'azione drammatica per le nostre arterie. Questo studio che è vecchio, veramente vecchio, perché 1999 siamo ai albori della scienza per quello che riguarda le tempistiche di produzione scientifica, quando si parla appunto di articoli scientifici, ma già allora si vedeva come un pasto di questo tipo azzerava per 24 ore la capacità di dilatazione dell'arteria, tanto da mettere un pasto di questo tipo in diretta correlazione con eventi acuti cardiovascolari, ovvero l'infarto. Adesso non voglio dire che se uno mangia un piatto di patatine per strada gli viene l'infarto, però stiamoci attenti quando parliamo di grassi, perché non sono sicuramente tutti uguali, ok? Quindi può stupire un fatto del genere, ma è realtà. E quindi tra i grassi, e ne esistono, ripeto, di diversi e di buoni, è ovvio, ormai tutti lo sappiamo, che i famosi omega 3, quindi quelli che vengono dal salmone, dalla frutta secca, dalle cose, e anche dall'integrazione, se non riusciamo in qualche modo a assumere una quantità adeguata, sono fondamentali anche per esempio nello sviluppo del cervello del bambino quando la mamma ce l'ha nella sua pancia, ok? Allora, sì, no, la risposta dipende.
Dipende. È ovvio che vedere queste immagini, oltre che far male al cuore, e non bisogna essere vegani per una cosa del genere, anche volendo essere materialisti, materialisti, se io vi faccio vedere questo e poi e questo e poi vi faccio vedere questo e questo e questo, io vi dico, ma siamo proprio sicuri che qualsiasi cosa che mangiamo ha lo stesso effetto? È ovvio che un uovo di questa gallina che ha vissuto, ma anche poverino, una fetta di carne di quel maiale che è stato allo stato brado, rispetto a quello che abbiamo visto prima, va da sé che la risposta è scontata, ma non è però non è scontata nelle nostre abitudini. Quindi un concetto banale, e questo sì è dieta mediterranea, sì, mangiamo meno ma mangiamo meglio, quindi se dobbiamo, ma questo c'è anche un concetto etico, c'è anche un discorso commerciale, di commerciale nel senso buono, di riscoprire anche dei sistemi di produzione che siano più rispettosi di quello che è l'ambiente, perché il rispetto dell'ambiente è rispetto anche di queste creature, perché con tutto, parlando di rispetto, assoluto rispetto per vegani, vegetariani e chi la pensa su un certo modo, e ripeto, nulla che dire su questo, ma a monte cerchiamo di rispettare innanzitutto la vita di questi esseri che, ecco, si sacrificano per noi, perché allo stesso tempo, annesso e legato al concetto etico, c'è anche un concetto di salute. Ok? E adesso facciamo un piccolo, per chiudere, cenno, visto che parliamo di luogo comune, di diete miracolose. Ogni tanto ne esce fuori una. E ovviamente, già di per sé si nota la polemica in quello che sto dicendo. Parliamo della prima, dieta chetogenica. Allora, la dieta chetogenica è un presidio, una strategia alimentare molto, molto interessante. È molto vecchia, poi ha vissuto degli alti e bassi dal punto di vista, diciamo così, dell'accettazione da parte della comunità scientifica, ma per esempio nei primi anni del secolo veniva utilizzata per trattare patologie, per esempio l'epilessia nei bambini, farmacoresistenti. Questo si intende per dieta chetogenica? Chetogenica, quindi nella parola già c'è quello che significa, cioè produzione di corpi chetonici, ovvero la riduzione del consumo giornaliero di carboidrati affinché si inneschi un meccanismo di utilizzo di fonte energetica come fonte energetica principale dei grassi. Da questo switch metabolico, di questo cambiamento, una sorta di motore che va a metano e benzina tra l'uno e l'altro, come prodotto si ha la produzione di questi corpi chetonici. A livello del fegato non c'è niente di particolare, perché questo è un adattamento evolutivo, è il concetto del digiuno. Infatti, questo è quello che vedremo dopo, cioè il digiuno intermittente. Partono da un concetto assolutamente veritiero dal punto di vista scientifico, ovvero che noi evoluzionisticamente parlando non siamo stati creati per mangiare in continuazione. E qui si sfata un altro luogo comune, il mangiare poco e spesso. Dottore, io le devo confidare una cosa. Cosa succede? Non faccio gli spuntini. E adesso che dobbiamo fare? Allora, perché una volta si pensava, sempre tornando al discorso dell'oscillazione della glicemia e dell'insulina, che per mantenerle costanti bisogna mangiare in continuazione. Allora, dipende, se uno fa lo sportivo professionista probabilmente sarà così, anzi lo facciamo così. Nel diabetico qualche perplessità c'è. Allora, dallo scimmione in poi noi siamo stati creati e ci siamo evoluti per stare a digiuno, perché per migliaia e migliaia di anni siamo dovuti correre nella savana, nella giungla, cercando la nostra preda e mangiare quando ne avevamo bisogno. Quindi ci sono dei meccanismi che ancora sono insiti in noi che ci permettono di stare a digiuno. La notte stiamo a digiuno, quando stiamo a digiuno. E quindi non abbiamo una fonte di energetica a disposizione sotto forma di carboidrati. Produciamo come fonte alternativa i corpi chetonici. Quindi è assolutamente fisiologico, questi numacci sono i cosiddetti corpi chetonici, anche se vengono purtroppo culturalmente associati al discorso del diabete, perché nel diabete, sapete, il diabete di tipo 1 si formano, ma si formano in maniera anomala, è quella che danno poi la chetoacidosi diabetica, che non c'entra niente con una chetogenesi nutrizionale fisiologica. Qui vediamo che infatti lì
livelli sono completamente diversi e fisiologici, ok? Tant'è che i corpi chetonici stanno al di sotto di 3, nella chetocidosi diabetica arriviamo fino a 25, insomma lì c'è la morte. Quando si parla di dieta chetogenica ne esistono di vari modelli, di varie tipologie che nel tempo si sono, diciamo così, evoluti e hanno cambiato, ma concentriamoci su due. Una è la cosiddetta chetogenica nutrizionale, ovvero normocalorica, ovvero si stabilisce il dispendio energetico e l'unica cosa che si fa è che la fonte energetica principale diventa il grasso rispetto al carboidrato. Quindi ribaltiamo le percentuali della dieta mediterranea: invece che 60-70% di carboidrati diventano 60-70% di grassi, rivista in chiave mediterranea, olio d'oliva, quindi omega 3, pesce, frutta secca, questa tipologia soprattutto di grassi. La parte proteica, questa è fondamentale, non è eccessiva, ovvero la dieta chetogenica è una dieta normoproteica, intendendo per normoproteica il fabbisogno giornaliero quotidiano, quindi giusto per quel soggetto. Se è un soggetto sedentario stiamo intorno al grammo per chilo ideale. Se il soggetto fa sport aumentiamo in base all'impegno muscolare del soggetto stesso, perché le proteine sono quelle che mantengono il muscolo, quindi è fondamentale una dose adeguata, ma che non sia troppa per non andare a sfociare in diete iperproteiche, ok? L'altra invece è la cosiddetta VLCKD, si tolgono anche i grassi e quindi si sta in una dieta ipocalorica, 600 kcal al giorno, ma questa è una dieta fatta in determinate condizioni, è una dieta medicalizzata, dico io, ovvero è una dieta che va utilizzata a mo di farmaco, per esempio diabete di tipo 2 o certe, ma anche obesità importanti, e va fatta, ma è ovvio che sia, a 600 kcal per un periodo limitato nel tempo, ha bisogno di integrazioni perché mancano dei nutrienti e ovviamente sempre sotto la mano e il consiglio di uno specialista. Queste tipologie di alimentazione sono interessanti perché sono state anche studiate per certi meccanismi di preservazione della longevità ed è un po' da ponte con la prossima, che è quella del cosiddetto digiuno intermittente. Hanno anche delle caratteristiche di avere una certa efficienza energetica, o meglio sembrerebbe che consumare corpi chetonici sia più efficace per i nostri cosiddetti mitocondri, cioè i mitocondri sono le nostre cellule, le nostre centrali energetiche, tant'è che viene utilizzata, e io la utilizzo abbastanza spesso nell'alimentazione degli atleti, soprattutto negli atleti dell'endurance, cioè quelli che hanno delle percorrenze, degli sforzi protratti nel tempo, dove normalmente il loro substrato energetico è il carboidrato, ma gli sforzi sono talmente intensi che bisogna dargliene e allenarli anche nell'assunzione stessa a livelli molto alti. Pensate a uno che deve correre 10 ore o fare l'Ironman, il triathlon, quanti carboidrati può prendere. Oppure in questi casi, avendo fatto questo switch metabolico al consumo di grassi, beh, ci si libera dal carboidrato e allora, considerando che anche il Cristiano Ronaldo con i suoi presunti 8% di livelli di grasso corporeo, presunti perché non è vero, a 20.000, cioè niente, a 20.000 kcal stoccate in grasso contro le 2.000 stoccate in zucchero, cioè la forma di riserva dello zucchero all'interno della cellula e il glicogeno. 20.000, 2.000, facciamo già presto il conto che banalmente, se io imparo a utilizzare quei 20.000, la mia riserva energetica è molto più alta. Questo è il concetto dell'utilizzo negli sport di resistenza degli atleti, e questo caso è visto che aumentano anche il testosterone. Ora, che il digiuno e quindi la dieta chetogenica, ma anche il digiuno, sia una strategia alimentare virtuosa, beh, tutte le religioni, la storia dell'uomo ne parla, non c'è una religione dalla cristiana all'islamica e in primis insomma quelle orientali, pensiamo all'India, qui c'è Gandhi, no, che lo utilizzava come tutti i pensatori del tempo per migliaia di anni, proprio come purificazione del corpo e della mente. Effettivamente adesso il digiuno intermittente e l'altra dieta miracolosa che sta andando di moda, molto di moda in questo, si rifà questo concetto, cioè dove l'astinenza dal cibo può essere benefica per tanti motivi, per dimagrire, ma non solo per dimagrire, perché effettivamente i meccanismi virtuosi dal punto di vista biomolecolare che si innescano sono molti. È ovvio che però
finiamo con l'altro luogo comune che forse è il più dannoso di tutti, è che queste mode portino a un self-made, cioè faccio da solo. No, non faccio da solo, non faccio da solo proprio per niente. Perché? Perché in genere queste, soprattutto queste due, sono delle cosiddette diete di privazione, da privare. Quindi quando tolgo un qualche cosa è bene che tutto ciò sia verificato, non per forza perché bisogna andare al nutrizionista, ma perché si può incorrere, molto spesso succede, a dei danni anche gravi. Quindi da una cosa estremamente utile si può passare a una cosa estremamente dannosa, tant'è che anche il digiuno intermittente non è una pratica che domani io metto in atto, ovvero fino a ieri ho mangiato 3 pandori, da domani mi metto a digiuno. No, è un percorso, tant'è che ci sono proprio una sorta di adattamento. È come per dire, io voglio andare in Ferrari con la Ferrari in pista e non c'ho neanche la patente, quindi cominciamo con la macchinetta, cominciamo la 500, piano piano acquisiamo tutte le condizioni culturali, cose, e poi facciamo anche il digiuno intermittente, tant'è che caldamente consigliato tutto uno staff, diciamo, di specialisti che possono portare all'instaurarsi di questa tipologia di regime alimentare. Concludendo, i messaggi sono che esistono dei principi, ma non le verità assolute, e soprattutto di diffidare dei portatori di verità assolute che hanno sempre fatto danni nella storia, i portatori di verità assolute. Grazie a tutti, è stato un piacere e spero di vedervi presto fisicamente.